tutte le unità di scorta, mi sto avvicinando al luogo di carico. L'unica cosa, ci sono alcune raffiche di vento e soprattutto neve, quindi ritarderemo sicuramente con la consegna. Vi chiedo di mantenere la massima attenzione per la strada, va bene? Passo e chiudo. Arrivo. Ciao a tutti da Poderac, bentornati qui su Euro Truck Simulator 2. Dopo tantissimo tempo siamo nuovamente qui per un trasporto eccezionale. Ma questa volta il trasporto eccezionale diventa ancora di più più eccezionale perché, oddio, è saltato il camion, perché sta nevicando e quindi dobbiamo fare particolarmente attenzione. Quindi procediamo con l'accettazione del carico. Rimorchio accettato, adesso i tecnici si assicurano che il rimorchio è ben fisso, così possiamo procedere con la corsa. Avremo ovviamente la scorta che ci aiuterà per questo viaggio. Stiamo portando un condensatore, se non vado errato, o qualcosa di simile, e dovremo stare molto molto attenti perché è sufficiente poco per fare errori e perdere quindi parecchi soldi. Ok, sono pronto, guardiamo un po' il rimorchio. Sto ovviamente a bordo di uno Scania, il nuovo Scania ovviamente, e vediamo un po' come ce la caviamo oggi. Dovrei avere i miei colleghi qui che mi aspettano fuori. Eccoli lì. Abbiamo anche ovviamente la polizia che ci assisterà. Ecco, ho già sbagliato tutto. Va bene, vedi, aspetta, vediamo se riesco a fare... no. Vediamo se me lo fanno fare o se mi arrestano. Tenersi a sinistra e poi... ok, sì, me lo fanno fare, dai. Rimango da quest'altra, quest'altra parte, sperando che non arrivi nessuno, ma so che la polizia ha già provveduto con il blocco di tutte le strade. Dagli specchietti dobbiamo controllare che non ci sia nessun intralcio, altrimenti qua ci freghiamo. Continuiamo con la nostra corsa. Forse è da un mese che non vi porto Euro Truck, ma perché ci sono stati talmente tanti video su farming o comunque altre occasioni. Ad esempio adesso c'è il Black Friday, quindi un po' sono occupato per l'altro canale, essendo che ci sono delle recensioni da fare. Ma non vi preoccupate, ogni tanto io ci vado online su Twitch, soprattutto con Red Dead Redemption, che qua su YouTube non ho mai portato. Magari vi porterò qualche roleplay o l'online più avanti, però per adesso preferisco giocarlo su Twitch perché ci sono alcune parti, sapete, classico effetto film, che quindi non può piacere a tantissimi, essendo che già altri youtuber l'hanno portato. Continuiamo quindi con i nostri carissimi simulatori. Per chi se lo stesse chiedendo, sono qui con il volante di Logitech. A proposito, addirittura con il Black Friday ci sono degli sconti interessanti per i volanti di Thrustmaster, quasi che ci volevo fare un pensierino, però al momento il mio budget è molto limitato, non ho più cash, quindi mi sa che lascerò andare, anche perché questo Logitech G27, facendo le corna, dovrebbe tirare avanti. Ok, non va il cambio, però abbiamo ancora il cambio sequenziale, abbiamo tutto il resto, mi accontento così. Vediamo la scorta dietro, tutto bene? Sì, sta facendo un po' di vento e soprattutto la neve. La neve è pericolosa perché quando hai un carico pesante potresti ritrovarti in difficoltà se il terreno, se la strada è ghiacciata. Quindi cercherò di mantenere un certo livello di distanza di sicurezza e cercherò di fare attenzione soprattutto agli specchietti, perché sono fondamentali quando fate le manovre. Non date sempre per scontato quando vi girate, perché è facile che qualcosa, diciamo, lo becchiate. Ecco, io per fortuna adesso... no, io non me la gufo, anche perché so che molto probabilmente
farò qualche disastro. Adesso muovo il microfono così sentite tutti i rumori possibili. Scusatemi tanto, però è per direzionarlo meglio. Io seguo tutto quello che mi dice di fare la scorta. Ecco, non ho capito. Ah, eh sì, in Europa è così. In America non si sa perché. Addirittura c'è la polizia che ti scorta, non tanto questi mezzi qui aziendali, ecco. Vediamo anche un po' dall'esterno come ce la stiamo cavando. Spero che non mi freni tutto d'un tratto questo qui, altrimenti facciamo una bella fine tutte e due. E vediamo che c'è tanta neve, la neve si solleva, vedete? Mi dice di mantenermi dietro e io mi mantengo dietro, non ti preoccupare. Vediamo un attimo il tipo di carico che stiamo trasportando. Stiamo trasportando condensatori industriali, quindi roba grossa. Ho sentito dire che comunque per realizzare questo genere di percorsi su D-Max, l'ho visto questo genere di trasporti eccezionali, a volte può passare anche un paio di settimane, tre, per un viaggio lungo, ecco. Mi preoccupano un po' queste auto che mi sorpassano. Tipo questo viaggio che noi faremo in non so quanti minuti. Nella realtà spesso richiede molto più tempo perché sono carichi più pesanti e si hanno magari alcune complicanze per la strada. Un guardrail troppo stretto. Un cartello come questo che vi vedete davanti un po' troppo basso, un ponte troppo basso, una strada che non regge il peso, perché questo rimorchio qui dietro non so, mi sa di aver letto 80 tonnellate ed è tantissimo, perché alcune strade sono anche limitate, essendo che sotto magari hanno qualche fogna o qualsiasi altra cosa che un Tenersi a parcheggio. destra e poi Io temo al massimo in una curva qua beccherò qualcosa. uscire a destra. Guardate quanta scorta che ho. C'è il tipo lì che mi salutava, con le braccia alzate. Sto guardando lo specchietto di sinistra. Darei un occhio anche veloce allo specchietto di destra, però. L'importante è mantenersi a metà della strada. Per chi se lo stesse chiedendo, comunque, sì, è Eurotruck, ma per quanto riguarda il trasporto eccezionale, avete bisogno di un DLC. E se ricordo, vi lascerò qui sotto in descrizione. Per quanto riguarda invece la mappa, siamo a Berlino, più o meno, ed è la mappa gratuita classica. La mod la trovate online, basta che scrivete mod per la 1.35 e voilà. Potete scaricarla. Per quanto riguarda invece il nuovo DLC, quante volte ho detto per quanto riguarda? Troppe volte. Sta per arrivare nella 1.36 il nuovo DLC che ci permetterà di andare in Turchia, forse in altre zone della Russia, adesso non mi ricordo benissimo. E non vedo l'ora di provarlo. Il DLC della UTA, della American Truck Simulator, ancora non l'ho provato più di tanto. Perché ho visto che non è molto visto, però se avrò l'occasione vi porterò anche il video di quello. Andiamo piano perché il terreno è ghiacciato e potrebbe essere problematico se freniamo. Possiamo attivare tutti i freni che vogliamo, ma se la strada è ghiacciata con la spinta c'è il rischio di andare contro l'auto davanti. Qualcuno nei vecchi video mi scrive: Poderak, cosa succede se provi a superare il mezzo di soccorso, comunque la scorta davanti a te, semplicemente la missione si annulla. Stessa cosa se la dovessi tamponare. L'unica cosa che potrebbe fare il gioco per avvantaggiarmi è quello di andare un po' a caricare qualche checkpoint. Vi volevo far vedere, guardate che bella maglietta che mi sono comprato, della NASA, America. Ah no, ecco qua, è American. Oddio, ma mi schianto. American, mi dovevo comprare la maglia italiana. Ah, questa qui è proprio. È più che altro è caldissima, mi piace. Non so se esiste online, quindi è inutile che vi dico, vi lascio un link. Però volevo farlo sapere. La neve su Eurotruck l'hanno migliorata tantissimo. Mi ricordo rispetto alla prima versione, è tutt'altra roba. La mod per modificare la fisica, mod che ho preferito non mettere al momento. Ma semplicemente perché altrimenti ci schiantiamo. Oggi
Ho anche terminato di completare l'assemblaggio del presepe. È uscito un bel lavoro. Voi avete iniziato con le decorazioni di Natale a casa? Sabato, anzi, venerdì abbiamo montato l'albero. Sabato abbiamo comprato nuovi personaggi, nuove casette per il presepe e domenica l'abbiamo completato. Per quanto riguarda il presepe, è uscito davvero tanto, è accosticchiato, Non dico proprio il prezzo, però è costato tanto. Magari un giorno vi porterò un video sull'altro canale, quando vi parlerò della domotica con Alexa, se capita di dover puntare la telecamera lì, magari ta ta ta, qualche ripresa sicuramente ve la porto. Voi l'avete fatta l'avete fatto l'albero, l'avete fatto il presepe? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Io addirittura, come tradizione pugliese, mi sono fatto fare anche le pettole. Queste sono le pettole, penso li conoscano i pugliesi, forse anche in Calabria, in Sicilia no. È una usanza un po' così ristretta l'uso delle pettole, però sono buonissime, magari accompagnate con un po' di mortadella. Ma perfetto. Io nel mentre sto qui congelando, sto congelando qui sotto la neve in Germania. Speriamo. Ah, ma è nuova quella scorta davanti o è un caso? Oh, guarda che bel clacson che c'ho. Faccio notare che c'ho i lampeggianti accesi sia davanti che dietro. Comunque ancora in Germania. E abbiamo rallentato un po' il passo. Non so se quello lì davanti è un caso che è comparso o effettivamente c'è. Comunque qui dobbiamo andare massimo a 60 e a 60 noi ci manteniamo. Nel multiplayer hanno aggiunto la pro mods, ho visto, e hanno aggiunto probabilmente anche la neve già. Quindi provvedete subito a scaricarlo. Su Twitch ancora Eurotruck non l'ho portato, ho portato Red Dead Redemption, Farming Simulator, qualche altro gioco. Vediamo se riesco a acquistare qualche altro gioco, anche se vi ripeto il budget è limitato, speso adesso 59 per RDR2. Soldi buttati? No, assolutamente. È un bel gioco perché da un punto di vista del gameplay è unico. È un gioco incredibile. Io proprio non ho mai giocato a quel tipo di tipologia, a parte Skyrim. Oddio, aiutami. Aiutami, stavo per tamponare. E addio ricompensa. Mi sta sulle palle il fatto che mi sorpassano. Cioè sì, ci sta che mi sorpassano. Anch'io mi romperei invece a rimanere dietro di me, essendo che siamo in un'autostrada. Però fate prudenza, tenete d'occhio i vostri specchietti, perché qua ho capito finché mi sorpassa una macchina. Se mi sorpassa un camion è un disastro. Ecco qua, guarda. E qua mi devo restringere un po', altrimenti a destra faccio io un incidente. Ma vedo che passano lo stesso, quindi non mi preoccupo più di tanto. O mi devo preoccupare? Non lo so. È mezzanotte e tre. E non dovrebbe mancare tantissimo dalla consegna. Infatti in questo momento sono a Szczecin. L'ho detto giusto? No, questo mi sembra più un nome cinese. Szczecin. Non so proprio pronunciarlo, non saprei proprio come dirlo. Che nome strano. Ma saremo in Polonia adesso, no? Immagino di sì. Qui abbiamo un hotel. Dopo ci andiamo a coricare, così possiamo sgranchirci un po' dopo questo viaggio pesante. Prendiamo un po' altrimenti ci schiantiamo. Ok, aspettato che tutti uscissero dalla rotonda. È proprio intelligente questa intelligenza artificiale, eh? Hai capito la SCS Software. Facciamo attenzione agli specchietti. Ok. Uscire adesso.
Non vi preoccupate, poliziotti. Ok, dovremmo avercela fatta. Dovrei consegnare a destra se non vado errato. Sì, penso di sì. Sento proprio di sì. Siamo arrivati a destinazione. Alla prossima. Ok, ci siamo. Procedo con il parcheggio. Dopo ci saranno i muletti a scaricare quello che c'è da scaricare. Io per adesso procedo con la consegna. Ok, perfetto. Rimorchio sganciato. E guardiamo quanto. Oh, già 3 milioni. Vabbè, beh. 100.000 euro. No, quanto? 12.000 euro in più, 12.000 euro in meno. Non me ne sarei neanche accorto. Offerte di lavoro della compagnia. Ah, hai capito? Potrei continuare a fare un altro viaggio. Va bene, dai. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se così, lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi al canale. Qui sotto troverete tutti i link per acquistare il gioco. E non solo. Mi raccomando, iscrivetevi. L'ho già detto. Lasciate un bel mi piace. L'ho già detto. E seguitemi su Instagram. Non l'ho detto. E ci vediamo alla prossima. Ciao.